Buongiorno a tutti, innanzitutto scusate tutto questo contrattempo che abbiamo avuto. Il ritardo è sempre, come si dice, quasi normale, da mezz'ora, però onestamente un'ora, vi chiedo io scusa a nome anche di Plumatica, ma purtroppo sono le tecnologie moderne che ogni tanto ci creano questi problemi. Quando ci allenano molte volte il lavoro, ogni tanto però ci creano qualche problema. E allora, tentando di tagliare corto, come mi suggeriva l'amico Scala, io vi dico che questo è un ennesimo evento formativo che facciamo, e specificamente sulla certificazione energetica, credo che sia il terzo come seminario, dopo aver fatti due seminari un poco più sulla normativa, orientati, tagliati su quello che è l'aspetto normativo, a cui ha partecipato anche il Presidente dei Notari, per dare delle nozioni giuridiche per quello che erano gli aspetti giuridici appunto da allegare poi agli atti di compravendita che si andranno a stipulare, per i quali il certificato di certificazione energetica è obbligatorio, come tutti sappiamo, da marzo. Per cui questo è il terzo evento, e questo taglio che abbiamo voluto dare insieme a Pulmani è un taglio un poco più tecnico, dove andiamo a affrontare realmente come si deve poi realmente stipulare e cercare di redigere un buon certificato energetico, e per cui ci siamo detti che era importante fare anche questo, anche perché poi c'era stato proprio richiesto dai colleghi di andare un poco sul pratico e vedere, perché no, anche qualche software che ci possa aiutare nel redigere questi certificati. È un aspetto importante, inutile che io ve lo ripeta, perché tutti sappiamo come è importante questa fase, ma non solo perché si devono redigere i certificati energetici, ma io dico che noi dobbiamo cambiare mentalità, la dobbiamo proprio cambiare. Noi che siamo progettisti, siamo tecnici e quindi abbiamo, come dire, il rapporto diretto con la committenza, la deve cambiare la committenza, i cittadini, la devono cambiare le imprese. Quindi per cui mi rendo conto che è una cosa non facile da fare, perché cambiare mentalità in tutta questa, specialmente noi di questa parte d'Italia, siamo un poco più ancorati in certe tradizioni e non vogliamo molte volte aggiornarci. Però ci rendiamo conto che effettivamente costruire adesso, al di là di certificare, bisogna costruire in una certa maniera, in modo che poi anche il certificato che verrà fatto dopo lo abbiamo già in effetti redatto durante tutta la fase di lavoro. Per cui questo credo che è il cambio di mentalità che dobbiamo fare tutti, perché poi risparmiare è importante, e risparmiare energia è importante davvero, anche nei bilanci della singola famiglia normale italiana. Per cui questo è quello che io volevo dire quando riguarda la certificazione. Abbiamo, quindi oggi abbiamo un seminario più tecnico, ringrazio ancora i tecnici diplomatici che ci offriranno questa sessione. Ricordo che il 13 dicembre c'è un altro seminario qui sui punteggi, sul PIMS, sulla sicurezza, nei cantieri, anche questo altro aspetto fondamentale e importante della nostra professione, dove noi, come geometri, e lo voglio sottolineare, evidenziare più volte, noi abbiamo una grossa competenza e devo dire che ce la caviamo in maniera egregia anche in questo aspetto della sicurezza. Quindi poi ci vedremo il 13 per quest'altro aspetto. Un'altra notizia vi do, ed è importante lo stesso, per quanto riguarda dei corsi che noi stiamo facendo sulla piattaforma nostra, piattaforma e-learning. Abbiamo in corso alcuni, già due o tre corsi, ma credo che dall'inizio della prossima settimana avremo anche l'aggiornamento della sicurezza delle 40 ore che servono per, appunto, rispetto al decreto 81 del 2008, come aggiornamento, e lo siamo riusciti a mettere sulla nostra piattaforma, e quindi agevolare i colleghi, quindi invece di venire a fare 40 ore in aula, quindi oltre a spendere i soldi per il corso, ma si spendono anche i soldi
per il viaggio, c'è chi dalla provincia deve fare anche 100 km per raggiungere la pellicola, e non solo, e si risparmia anche per quanto riguarda il tempo, e non è poco lasciare lo studio per mezza giornata e seguire un corso. Quindi per cui dalla settimana prossima, all'inizio della prossima, avremo anche questo, sulla nostra piattaforma, quest'altro importante corso. Voi sapete come noi, come collegio, ma come categoria internazionale, abbiamo da tempo, sono 2 anni ormai che abbiamo sposato la formazione continua obbligatoria, cosa che pare sia stata inserita anche nei metodi della legge di stabilità, questo ultimo, ma già ne parlava nell'ultima manovra di agosto, dove tutti gli ordini debbono obbligatoriamente fare questa formazione. Quindi già l'avevamo sposata con categoria 1, quindi forse siamo stati, abbiamo anticipato i tempi, meglio che forse la politica ci voleva dettare. Per cui io taglio corto, come diceva Peppino, giustamente, mi lascio al professor Merenpure e vi auguro buon lavoro, buona giornata, e vi chiedo ancora scusa per questo piccolo contrattempo che abbiamo avuto, anche forse per la qualità non eccezionale delle immagini. Però cercheremo di migliorare questo. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Giusto 2 minuti così iniziamo, sì, poi spegniamo anche le luci. 2 parole su quello che diciamo faremo appunto stamane. Tranquillizzando innanzitutto che siamo comunque in orario, perché solitamente questi seminari iniziamo alle 10:30. Purtroppo per diciamo solitamente per ritardi diciamo di chi deve seguire il corso, stavolta sono stati noi in ritardo tardi, però ripeto, lo recupereremo tranquillamente. Stamattina appunto vedremo, faremo un po' di luce su quelle che sono le problematiche sulla certificazione energetica, perché girando un po' l'Italia abbiamo visto che c'è molto caos, c'è poca chiarezza. Magari creata proprio magari dalle istituzioni stesse che diciamo hanno lavorato a tutte queste problematiche. Tutti voi riceverete in omaggio il nostro software per i compiti della contabilità dei lavori, che penso che è stato già comunicato, e alla fine giornata poi faremo un'estrazione per regalare uno dei nostri software a scelta tra il CAD, il Ponteggio e PIMUS sulla certificazione energetica. Quindi magari restate sulla fine, chi è che non ha compilato già questo tagliandino magari alla fine potrà farlo e inserirlo appunto in questa diciamo ampolla. Diciamo, non voglio rubarvi altro tempo, alla fine abbiamo riservato delle offerte molto particolari per voi, che le vedremo appunto magari anche alla fine, molto molto particolari riservate a voi partecipanti. Passo la parola al nostro direttore tecnico, l'ingegner Cipriello. Grazie. Okay. Buongiorno a tutti, cominciamo subito il nostro lavoro. Abbiamo preparato una serie di slide che non vogliono certo andare a visualizzare oppure dimostrare le varie forme che sono sotto questa problematica, che sapete vastissima, tutta una serie di norme UNI che a loro volta richiamano altre norme UNI, quindi un qualcosa di spaventoso dal punto di vista della problematica delle forme. Quindi certamente non faremo la dimostrazione delle forme, tutto quanto, cercheremo se però di impostare il problema dal punto di vista pratico, in modo che poi vedremo anche in opera il nostro software, vediamo come abbiamo risolto la problematica in modo semplice, efficace e puntuale. Diciamo che la prima cosa che si fa durante, per fare una certificazione energetica, la prima cosa, come sapete, si individua il comune. Una premessa di queste slide chiaramente le potete scaricare dal nostro sito www.plumatiche.it, quindi da lunedì in poi le scaricate gratuitamente, logicamente. Quindi la prima cosa, individuiamo la provincia e il comune, ci sono tutta una serie di tabelle, norme UNI, per esempio 11.649, la ci clicco un attimo, andiamo a vedere, questa cosa fa? È una tabella, quindi è una normativa UNI, premesso che tutti a pagamento, questa è un'altra cosa abbastanza strana della legislazione italiana, tutte le norme a pagamento. Quindi queste tabelle contengono in questo caso, vedete, le temperature delle varie province nei vari mesi, gennaio, febbraio, marzo. Qua nasce già un primo problema.
recentemente hanno fatto dei chiarimenti, che man mano che si va avanti escono dei chiarimenti, ci sono questi chiarimenti normativi. Noi, essendo diciamo usciti forse successivamente a molti altri, abbiamo tenuto conto chiaramente anche di questi chiarimenti, logicamente mano a mano. Uno di questi è proprio la temperatura. Che cosa succede? Queste temperature vengono assunte nei capi, sono importanti, perché quando si può vedere con delle forme c'è sempre da tenere in considerazione la temperatura di ogni mese, nel capo. Per le zone climatiche in cui il riscaldamento, per esempio, non avviene per tutto il mese, ma solo per esempio per gli ultimi 15 giorni, tipo ottobre, dal 15 ottobre, la temperatura non si mette questa, ma si mette un'altra temperatura. Come si fa? Si va a interpolare, si prende questa temperatura, si assegna al 15 del mese, quindi al 15° giorno, dopodiché supponiamo che devo fare il riscaldamento per gli ultimi 15 giorni di ottobre, si ricavano tutte le altre temperature e si fa la media di quei 15 giorni e quindi esce diversa da questa. Allora, alcune volte, come vedremo, se in questa tabella, guardando questa tabella delle temperature medie, non ci troviamo con la provincia, vuol dire che siamo in uno di questi casi. D'accordo? Quindi il primo punto importante, e questo incide sui calcoli, attenzione, soprattutto se ho 5 giorni di novembre di riscaldamento, la temperatura rispetto al 15 si avvicina più a quella di dicembre, si avvicina abbastanza a quella di dicembre. Quindi cambia comunque il calcolo, chiaramente il programma questo lo fa automaticamente per non me ne accorgere. Quest'altro prospetto, per esempio prospetto 3 UTS, vedete qua in questo caso, supponiamo di essere a Milano, zona E, si va dal 15 ottobre al 15 aprile, quindi a ottobre e a aprile le temperature non coincideranno con quelle della tabella 1, ma saranno diverse perché vi ho spiegato perché. L'importante è questo, perché è chiaro che tutti questi numeri sono memorizzati in un database, quindi avere anche la possibilità di capire, di vedere che questo numero è giusto o non è giusto, pertanto si controlla. Quindi ripetiamo, indichiamo la provincia e il comune e abbiamo i dati climatici, le trasmittanze limite, quindi in funzione della zona climatica ci sono le trasmittanze limite che per i nuovi progetti dobbiamo rispettare. Questo è un altro punto abbastanza importante, poi ci ritorneremo. Le radiazioni solari, tutte cose che servono per i calcoli, ripeto, sono dei dati sui quali voi non potete fare niente se vengono presi dal database. Se vi accorgete che sono errori, chiaramente potete andarli a correggere direttamente nel database, ammesso che fosse così. I dati climatici, vedete, quindi soprattutto le trasmittanze limite da poter utilizzare nei calcoli. Secondo punto, quindi dopo aver individuato la provincia e il comune, abbiamo la destinazione d'uso, che è un altro di quei parametri fondamentali. In definitiva, in pratica, abbiamo gli edifici residenziali, quindi destinazione come macro capitoli, residenziale, non residenziale. Uno dei punti fondamentali sono proprio le unità di misura, dove e qua c'è già un punto fondamentale che poi chiariremo ed è importante. Se residenziale si va in kilowattora metro quadrato, prendiamo la specifica, quando è non residenziale si va metro cubo, quindi tutte le tabelle di legge, nel caso non residenziale, sono praticamente a metro cubo, quindi si va sui volumi. Nei residenziali si va a metro quadrato, quindi si gioca sulle superfici. Questo non è tanto problematico, perché basta saperlo. Il problema, poi lo vedremo, non ve lo dico adesso, ci torneremo dopo, è sulla produzione di acqua calda sanitaria. Poi vedremo perché. Allora, queste tabelle, data la destinazione, quindi individuiamo le unità di misura che dobbiamo utilizzare nel prosieguo, abbiamo detto, individuiamo il fabbisogno di acqua calda sanitaria, perché praticamente ci sono delle tabelle UNI, per esempio prendiamo questo prospetto 13 UTS, questo è un altro prospetto, vedete, che cosa siamo? Siamo un albergo anziché residenziale, è un hotel a 2 stelle, si fa un calcolo per ricavare il fabbisogno di acqua calda sanitaria. Quindi la destinazione d'uso, se è un appartamento magari si va a metro quadrato, ci sono delle forme particolari. Quando sono invece altre destinazioni, alberghi, commercio, vi vengono chieste determinate cose per andare appunto a calcolare il fabbisogno di acqua calda. Andiamo avanti, secondo punto, passiamo al terzo punto, vuol dire abbiamo individuato il comune, abbiamo individuato la destinazione d'uso del nostro edificio o dell'unità immobiliare
della quale vogliamo fare la certificazione, e a questo punto dobbiamo dare i dati mezzi, un altro parametro fondamentale. Quindi volume lordo riscaldato, volume netto riscaldato, questi sono dati obbligatori, superficie lorda riscaldata, superficie netta riscaldata, numero di alloggi nel caso residenziale di cui stiamo parlando, che viene fatta poi una media, eccetera, eccetera, numero dei piani dell'edificio. Attenzione, se sto facendo la certificazione di un appartamento, però l'edificio è di 5 piani, devo dire che sono 5 piani e l'appartamento sto facendo un'unità, perché il numero dei piani incide in alcune, in alcuni calcoli. Quindi il numero dei piani effettivi dell'edificio in cui mi trovo. L'unità immobiliare, se sto facendo, è quella che mi sto trattando. Questo serve anche per i dati della ventilazione, d'accordo? Come si fa in questo caso? Possiamo scegliere tra reazione naturale o ventilazione naturale e quella meccanica. Se per esempio prendiamoci un residenziale, automaticamente viene proposto per esempio 0,3 volumi d'ora di ricambio d'aria, e quindi viene calcolato appunto questo HVE, che è un primo coefficiente di scambio termico che vedremo fra poco. Un altro parametro importantissimo, dove spesso si fa confusione, è il rapporto di forma dell'edificio, S fratto V, che è un parametro fondamentale, dovunque interviene, nella tabella S fratto V, minore di 0,2, in tutte le tabelle interviene questo S fratto V. Ora, S, vedete, è la superficie disperdente, adesso chiariamo, e V è il volume lordo riscaldato. Superficie disperdente, la definizione è questa, è la superficie che delimita verso l'esterno, ovvero verso gli enti non climatizzati, il volume riscaldato lordo. Facciamo un esempio, prendo un appartamento, ho 5 appartamenti uguali, che partono dal piano rialzato al quinto piano. Tutti quegli intermedi, penso che siano tutti uguali, stesse pareti, stesse finestre, idea, stessa superficie, in effetti, in teoria, se vado a valutare uno degli edifici, posso fare tranquillamente tutti gli altri. Qual è l'S fratto V di un appartamento centrale? D'accordo? Se solamente la parte esterna, la muratura, il solaio, poiché su ambienti riscaldati, quello di sopra e quello di sotto, non conta in queste superfici disperdenti. Se sto all'ultimo piano, a questo perimetro, questa superficie laterale che racchiude il mio volume, devo aggiungere la copertura. Anche qua abbiamo fatto distinzione, anche nel software, la copertura e il solaio abbiamo distinte. Anche se dal punto di vista delle stratigrafie è sempre un solaio, una copertura, questo che c'è un terrazzo, magari è più alto, cioè dei blocchi diversi, però voglio dire, abbiamo distinto copertura e quando c'è un flusso disperdente verso l'alto ascendente. Solaio, pavimento, è verso il basso, quindi abbiamo distinto le due cose, proprio perché ci sono dei calcoli verso delle trasmettere. Quindi attenzione, non confondere. La S, ripeti un attimo la S, cioè la S è la definizione del perimetro della la superficie che racchiude l'involo, però quella che disperde il calore. Del perimetro, in effetti. Diciamo la superficie del perimetro. Il perimetro è la superficie, però okay, attenzione, abbiamo detto, se c'è una superficie interna che disperde verso una scala, che la scala non è riscaldata, questa va considerata. Cioè, se invece ho un solaio che sta, non disperde perché sopra è riscaldato, quindi confina con un ambiente riscaldato a sua volta, non lo devo considerare nella superficie dell'immobile. Perché la superficie, se l'ultimo solaio vede se l'ultimo solaio c'ha una S maggiore rispetto a quello di sotto, e quello di sotto c'ha solamente le pareti esterne e gli infissi, quello l'ultimo piano ci aggiunge, devo aggiungere anche il solaio di copertura. Quindi cambia l'S fratto V. Quando cambia l'S fratto V, cambiano tutte le tabelle, tutti i calcoli. Tutte quelle fasce G, A, B, C, eccetera, cambiano. Come cambiare un S fratto V cambia. Quindi è un parametro fondamentale. Chiaramente il software se lo farà in automatico, però è bene potersi fare un controllo. Perché anche qua io ho visto parecchi software dove c'è un errore anche su questo. Purtroppo cambia. Quindi la definizione è questa, quindi è disperdente verso ambienti verso l'esterno o verso ambienti non climatizzati, e che racchiude il volume di cui sto trattando. Quindi come vedete abbiamo messo pochissime formule, adesso andiamo a vedere in pratica come si passa a fare il calcolo. Allora, dobbiamo fare un bilancio energetico in effetti. Come sappiamo,
vi sono calori, calore che viene disperso verso l'esterno, calore che viene verso l'interno, irraggiamento solare e così via. Quindi alla fine dovremo fare un bilancio tra quello che perdiamo e quello che magari recuperiamo da qualche parte. Anche il sole che entra attraverso un vetro è un'energia che si recupera, voglio dire. Quindi c'è un bilancio tra tutto questo. Come dobbiamo fare? Dobbiamo fare tutte le, calcolare tutte le perdite per trasmissione e ventilazione degli spazi riscaldati, gli scambi termici per trasmissione verso zone adiacenti, stavo dicendo, purché se sono riscaldate non ce n'è bisogno, se sono a diversa temperatura o non riscaldate, devo considerare logicamente. Gli apporti interni, energie solari, che sono apporti a nostro favore, per esempio apporti interni, andiamo sul prospetto 8, vado qua, vedete, cos'è un'abitazione, è con 1, è con 2, che sono tutte le varie destinazioni. Gli apporti medi si prendono 8 watt al metro quadrato, tipo 6 watt al metro quadrato, la destinazione è 2, anche 6, e così via. Quindi in base alla destinazione interviene anche il calcolo di questi apporti interni. Quindi scatta una formula, apporti interni uguale, c'è tutta una formuletta, quindi si va con la superficie, si prende la superficie media. Quando c'è una superficie utile di pavimento che supera i 170, non si fanno più questi calcoli, ma si prende fisso 450 watt. D'accordo? Quindi quando vedete superficie 200, gli apporti interni escono 450 watt, o 200, 210, non conta più. Quindi questo qua è uno degli esempi, e anche qua, ripeto, sono tutte tabelle che vengono fuori dalla norma. A questo punto andiamo a calcolare, la prima cosa che si fa, questi coefficienti globali di scambio termico. Qua cominciamo con qualche piccola formuletta, però non vi annoio perché chiaramente sono abbastanza semplici. Quindi il primo è questo coefficiente globale di scambio termico per trasmissione e per ventilazione. Questo a sua volta si compone di vari pezzi, un HD, HG, HU. Ognuno di questi HD cos'è? Coefficiente di scambio termico verso l'ambiente esterno. Come vedremo poi in pratica, che poi ci torneremo su questo, quindi dobbiamo avere tutte le componenti opache che disperdono verso l'esterno. In pratica cosa si fa? Si fa una sommatoria delle superfici che disperdono per le relative trasmittanze, detto in termini crudi, rapidi. Poi devo conseguire tutto quello che è verso l'esterno, componenti opachi. Poi ho componenti trasparenti verso l'esterno. Chiaramente non troveremo mai un infisso, una finestra che disperde verso l'ambiente interno, però voglio dire, in teoria potrebbe essere un componente trasparente, è sempre quello. Poi abbiamo componenti opachi verso ambienti non climatizzati o a diversa temperatura, li dobbiamo calcolare. Poi abbiamo i ponti termici, d'accordo? Quindi tutti questi scambi ti danno l'H complessivo, che è un valore che è molto importante. Calcolato l'H, che ripeto in genere sono queste sommatorie di trasmittanze per superfici, si calcolano queste Q, che sono calcolate in megajoule. Queste Q praticamente per il riscaldamento e per il raffrescamento. Una cosa interessante, una volta calcolate per il riscaldamento, d'accordo, è facile poi ricavare anche quelle per il raffrescamento, è un calcolo quasi istantaneo, perché vedete, sono gli stessi termini, cambia un segno, meno diventa un più diventa un meno, però sono gli stessi, sono sempre quelli H che abbiamo visto prima che intervengono in questi campi. Un parametro importante è questa temperatura interna, quindi mesi, questi qua si fanno mensilmente, in gennaio, febbraio, marzo, così. Ma tutto questo va al software. Sì, no, grazie. Mi sto dando dei flash per capire il concetto, poi devo guardare. Siccome stiamo dicendo da fare. Queste sono delle poche forme che vi ho riportato, però lo ripeto, l'importante è capire poi il concetto. Ve l'ho fatto vedere perché giustamente passiamo da H, che è un coefficiente, a queste energie che sono in megajoule. Certo, normale, no, è logico. Queste temperature interne, anche qua ci sono delle tabelle, vedete, che dipendono dal tipo di destinazione. Per il riscaldamento si prende 20 gradi in genere, però se è un ospedale si prende 8, se è una palestra si prende 8. Ci sono delle tabelle e programma chiaramente anche qua. Automaticamente in funzione della destinazione ricava anche queste tabelle. Per quelle interne, quando si parla di affrescamento, anziché 20 per esempio si prende 26 e così via. Quindi sono temperature tabellate, meno male, in funzione della destinazione.
andiamo avanti. A questo punto abbiamo calcolato i coefficienti di scambio, quindi prendendo tutte le pareti, le disperde, tutti gli infissi e così via. Ecco qua, se adesso siamo al concetto principale, guardiamo, facciamo attenzione a questo, poi siamo già a buon punto. Allora, questo Q che abbiamo calcolato prima, che sono i megajoule, va trasformato in kilowattora. Vabbè, è chiaro che fa tutto il software, però abbiamo il concetto. E ottengo praticamente il fabbisogno energetico in kilowattora, d'accordo? Del mio ambiente, di questo voglio fare. Lo vado a dividere, parliamo prima del caso residenziale, in modo che capiamo anche quel concetto di cui parlare. Parliamo del caso residenziale, dobbiamo trovare il fabbisogno specifico, quindi a un metro quadrato di unità. Quindi che faccio? Divido questo Q con H per la superficie dell'appartamento, parliamo di un appartamento, e ottengo questo fabbisogno energetico specifico. Quindi ho bisogno di tot kilowattora a metro quadrato. Bene. Se fossimo nell'altro caso, quindi non residenziale, tutti gli altri diversi da residenziale, dovrei dividere per i metri cubi, ottengo il fabbisogno energetico specifico, che anziché essere kilowatt al metro quadrato, è kilowatt al metro cubo. D'accordo? A questo punto, ecco, qua nasce un primo concetto fondamentale che è anche duro da capire, perché prima delle 11.300 TS, un software che si chiama Pneumatic Energy, che è molto interessante se vi vuoi usare, come si faceva? La qualità dell'involucro, che secondo me era giusto fare così, la qualità dell'involucro era ben precisa quando classificavo A, B, C. C'era una classificazione E, P, I dell'involucro, quindi indipendentemente da ogni impianto. Ed è anche corretto, perché io ho la bontà del mio isolamento. È un parametro che dice, caspita, sta isolato benissimo, il tuo isolamento è ottimo, peggiore, migliore, quindi queste A, B, C, D prima non venivano calcolate tenendo conto del rendimento dell'impianto. Tant'è vero che oggi per fare una certificazione di un immobile dove non c'è l'impianto si devono fare dei salti abbastanza mortali, adesso vediamo, perché non lo faccio? Perché la norma dice, a questo punto cosa devi fare? Devi prendere questo FPI, va bene? E devi andare, devi prendere questo F, questo fabbisogno, e lo devi dividere per il rendimento medio globale dell'impianto di riscaldamento, per ottenere che cosa? L'FPI, che sarebbe l'indice di prestazione. Ribadiamo questo concetto quindi. Poi corrisponderebbe alla classe energetica. Esatto, adesso andiamo a vedere, corrisponde in base alla formula, qua è facile, adesso vediamo come. Quindi qual è il concetto strano? È che io effettivamente sto mischiando insieme due cose che in effetti sono diverse per ottenere questa cosa, però purtroppo è questa adesso la legge, quindi non è che ci possiamo andare a fare cose diverse. Quindi è obbligatorio dividere per questo eta G, che è il rendimento dell'impianto di riscaldamento. Se non ce l'ho, poi vedremo, se non ce l'ho come si fa? Si impone che è come se avessi un impianto di riscaldamento con un rendimento pari al minimo di legge. C'è un minimo, fa proprio vedere poi nei casi in pratica, in genere si fa in questo modo queste tecniche, quindi minimo di legge, di modo che lascio comunque una certificazione veritiera, perché un domani che il proprietario dell'immobile dovrà mettere l'impianto di riscaldamento, dovrà comunque rispettare quel famoso limite di legge, c'è una formula di diritti, poi dopo vedremo. D'accordo? Quindi ecco, il primo fatto strano è che purtroppo va fatto, per tenere per calcolare la classe, devo sempre dividere per il rendimento dell'impianto di riscaldamento. E a questo punto, fatto questo, cosa facciamo? Nel caso residenziale, come si fa a trovare l'EP limite? Perché a questo punto io ho calcolato l'EP 78, un numero. A questo punto lo devo confrontare con l'EP limite. L'EP limite si calcola con una tabella, è molto semplice, andiamo a vedere. C'è questa tabella, supponiamo di essere nella zona climatica E, tipo Milano. I gradi giorno sono 2004, adesso non ricordo. Supponiamo che l'S fratto V, ecco il ruolo importante, sia tra 0,2 e 0,9, tipo 0,4, faccio un esempio. Cosa si farà? Si dovrà fare una doppia interpolazione tra 34 e 46,8 e poi tra quei due che vengono qua in verticale, quindi una doppia interpolazione in orizzontale e in verticale, e uscirà un numero, 41. Questo è il limite, quindi si chiama EP limite, che delimita la zona C, adesso vedremo. Trovato questo EP limite, che ripeto il programma automaticamente, logicamente,
li cambiamo istantaneamente alla classe energetica. E qua è facile perché ci viene detto è A in più se è al di sotto il nostro EP, è al di sotto del 25% dell'EP limite, ok? Quindi A più mi sarebbe il massimo top. È tra 0,25 e 0,50 c'è cioè una classe con I. Bene. È tra 0,50 e 0,75 B e così via. Bene, quindi è facile, quindi abbiamo detto calcolo il mio indice di prestazione 63, d'accordo? Vado a calcolare l'EP limite 50, vado a vedere dove mi trovo rispetto a queste fasce e decido se B, se C o se D. Però vedete, ho tenuto conto dell'impianto di riscaldamento, è questo che non convince molto, cioè non convince, è così. Però ecco, invece avrei preferito avere due notizie separate, quindi la bontà del mio involucro e la bontà di queste insieme. In più adesso vedremo il globale, va a mettere insieme questo e l'acqua calda sanitaria. Lo vedremo fra poco. Ripetendo questo, quindi abbiamo detto calcoliamo il Q con H, dividiamo per la superficie riscaldata se è una residenziale, per il volume se non è residenziale, e otteniamo il fabbisogno. Questo fabbisogno a questo punto lo dividiamo per il rendimento del nostro impianto che dobbiamo andare a calcolare logicamente e otteniamo l'indice di prestazione. Quest'indice di prestazione lo confrontiamo con il valore di indice di legge e vediamo come siamo messi dal punto di vista della classificazione tramite questa tabella che vi ho fatto vedere. Questo, ripeto, è climatizzazione invernale. Andiamo avanti. Acqua calda sanitaria. Stessa filosofia, in base a quelle cose, un hotel a 3 stelle e un appartamento, abbiamo calcolato il fabbisogno di acqua calda. C'è una forma che ci dà l'energia che ci serve per produrre questa acqua calda. Quindi abbiamo il Q, si chiama HV, Q da water, perché molto spesso, ripeto, sono tabelle in inglese, quindi ci dobbiamo abituare a acqua oppure V, water, e anche questa è sempre un poco... che non convince mai queste quando si usano queste doppie sigle. Purtroppo queste norme uni spesso sono in inglese, poi vengono tradotte, il simbolo alcune volte viene convertito, alcune volte rimane quello dell'inglese, e questo è anche un altro motivo per chi chiaramente studia queste norme è di confusione, perché la sigla è importante, trovare la sigla giusta, quindi c'è attenzione, quindi avere sigle doppie, una volta con la U, una volta con la A, crea confusione. Quindi come si fa? Stessa cosa di prima. Prendo questa energia, la divido per i metri quadrati, qua nasce un punto fondamentale, d'accordo? Una cosa molto importante, e trovo il fabbisogno specifico, quindi tot kilowatt metro quadrato. Se avessi la non residenza, abbiamo detto devi dividere per il volume, va bene? Anche qua, a questo punto, facciamo sempre residenziale, divido per il rendimento di produzione di quest'acqua calda, rendimento globale di tutto l'impianto. Quindi l'impostato all'inizio che è impostato. Quando? Il rendimento della caldaia. No, lo dobbiamo sempre mettere, no, un pochissimo momento, dobbiamo sempre metterlo. Sì, adesso lo vediamo. All'inizio del programma, giusto? Certo, no, all'inizio del programma. In genere noi lo facciamo dopo aver dato i componenti di perdita, in quel caso che dopo andiamo a fare l'impianto. Perché abbiamo sia le energie, come deve essere l'impianto, a quanti kilowatt, come facciamo a dirlo prima, se non so quanto disperdiamo. In genere si fa dati generali, calcolo di tutte le Q, quindi diamo tutti i componenti trasparenti, i componenti opachi, e calcoliamo queste perdite, calcolata questa energia andiamo a progettare l'impianto di riscaldamento e l'introduzione a fuoco calda sanitaria. Adesso lo vedete, per esempio, molto pratico, semplice. Quindi il passo è questo. L'acqua calda sanitaria chiaramente può essere indipendente dall'impianto di riscaldamento, perché mi servono tot kilowatt perché devo produrre tot litri di acqua calda. Ripeto, se c'è un grosso albergo, se c'è un alberguccio e così via. Però chiaramente molto spesso è lo stesso impianto di riscaldamento che produce l'acqua calda, poi ci arriviamo. Però sono due cose indipendenti. E quindi ricavo anche qua, divido per l'eta G che è il rendimento di e ottengo EPAX anziché P, EPAX, ACS, acqua calda sanitaria, questa volta usiamo la EPAX, che è l'indice di prestazione energetica per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria.
come faccio a fare la classe energetica? Facilissimo, guardate come è semplice. Dice qua, la legge. Stai meno 29 kWh al metro quadrato, sei classe A. Tra 9 e 12, classe B. E così via. E fin qua, semplice. Allora, immaginiamolo adesso, chiudo questo. È facile, quindi abbiamo preso il nostro fabbisogno, diviso il rendimento, abbiamo trovato l'indice. Quest'indice andiamo a vedere in base a questa tabella e abbiamo ricavato che classe siamo. Fin qui qua tutto a posto, quindi abbiamo ricavato la classe per la climatizzazione, che per esempio era B, abbiamo ricavato questa per l'acqua caldo, che magari era C. Adesso devo dire l'indice globale di prestazione, è qua il cascalasino, andiamo a vedere. Allora a questo punto come si fa? Sommo brutalmente, ammesso che siamo nel caso residenziale, prendo, dice la norma, prendi l'EP, gli aggiungi l'EP ACS e ottieni l'EP globale, sempre in kilowattora metro quadrato. E quando è residenziale siamo a posto, perché quelli là erano kilowattora metro quadrato. Questi qua sono kilowattora metro quadrato. Li sommo, mi trovo e dice vai a fare questa adesso, eccola qua, la ricordate questa tabella? Dice guarda qua, è minore la tua, il numero che hai ottenuto sommando i due è minore del 25% del limite dell'EPI più 9 kWh che sarebbe quello della classe A. Ok, sei a GL più GL globale, quindi sei a più. Stai compreso tra lo 0, tra il 25% dell'EPI limite e i 9 kWh dell'acqua calda, le sommate insieme, sei a, e quest'altro, sei a G, e così via. Quindi fin qui è semplice. Dove sorge il problema? È che non hanno fatto una tabella equivalente per il caso del metro cubo. Perché mentre quando parlo di EPI, già le tabelle di interpolazione sono già fatte tutte in metri cubi, quindi là arriviamo in metri cubi. Quindi quando faccio il 25%, con il 25% dico una cosa a metri cubi, una cosa a metri cubi, e ricordate, è sempre il 25%. In questo caso invece, cosa siamo costretti a fare? Siamo costretti a convertire, quando sono praticamente non residenziali, abbiamo fatto sempre una conversione di questi 9 kWh al metro quadrato anno, a rapportarli ai metri cubi. E quindi si prende la superficie, si prende, come faccio a rapportarlo? Devo trasformarlo in metri cubi, quindi divido per i metri quadrati e moltiplico per i metri cubi del mio appartamento. Quindi sono numeri sempre diversi, non è sempre 9 e 12 e così via. Cambiano caso per caso, perché potrei avere un appartamento 8-4 metri, 1-3 metri e così via. Quindi questa è un'imprecisione normativa. Però l'unico modo per risolverlo è farlo in questo modo. D'accordo? Quindi non c'è salto a scappatoio. Ricordiamocelo, questo fatto quindi è una trasformazione automatica di queste situazioni. Praticamente quindi abbiamo, riepilogando rapidamente, abbiamo detto uno, dati climatici, individuiamo il comune e ci serve per moltissimo, individuiamo la destinazione d'uso, questo è fondamentale per una serie di notizie successive, calcoliamo tutti questi scambi termici, d'accordo? E adesso li vedremo in pratica. Ricaviamo questa energia, d'accordo? Questa energia la trasformiamo in base ai metri quadrati in un indice di prestazione, andando a dividere poi per il rendimento dell'impianto di riscaldamento. Acqua calda sanitaria, a un certo punto esce fuori la certificazione. Bene. Adesso mettiamo in pratica tutto questo e vedrete che purtroppo abbiamo un problema, mentre qua PowerPoint è abbastanza più semplice, probabilmente qua avremo un po' più problemi. Andiamo a vedere. Ecco, facciamo un esempio, dobbiamo fare una certificazione energetica per una vendita notarile, per una qualsiasi cosa, un appartamento che sono mobili, Allora, vedete qua, la prima cosa che abbiamo individuato è il comune. Individuato il comune, come scriviamo Milano, qua lui cattura automaticamente tutti i dati climatici della zona, giusto per vederli, le temperature
mensili, medie e variazioni, così è malissimo tutto. E quindi praticamente qua andiamo a dare i dati in superfici, volumi, d'accordo? E il numero di alloggi, vedete, e il numero di piani. Il numero di piani, anche se sto facendo un appartamento, il palazzo ha 5 piani, io dirò 5, quindi non è un appartamento e un piano, d'accordo? Quindi il numero di piani, in questo caso, dell'edificio. Qua i dati per la ventilazione naturale, che automaticamente, avendo scelto residenziale, si è portato 0,3 volumi, 0,3 volumi all'ora, e ha ricavato già questo A, uno di quegli A che ci serviranno. E il numero di alloggi, comunque... numero di alloggi che sto trattando, che fanno parte di quella superficie, di quel volume. Ah. E di cui sto facendo la certificazione, del esatto, del caso. E quindi in questo caso, avendo detto 1, e avendo detto che la superficie netta riscaldata è 79, qui prendi la superficie media e esce 79. Questo serve per andare a fare quel dimensionamento sui fabbisogni. Ogni volta che voglio passare alla fase successiva, cliccando su salva, questo è importante perché ci evita di fare errore, cliccando su salva, praticamente il programma va a controllare se ci sono tutti i dati corretti. Se ci manca qualche dato, ci dice, attenzione, manca questo, manca questo. Seconda parte fondamentale, i dati dell'involucro. Questa è la parte più complessa. Cioè, fatto questo, abbiamo quasi finito. Cioè, qua abbiamo detto che dobbiamo dare tutti i componenti opachi, i componenti trasparenti, superfici che disperdono verso il terreno, verso la miscale e così via. D'accordo? E dobbiamo, come dobbiamo prendere questi componenti? Dobbiamo innanzitutto conoscere come è fatta la parete. C'è una tabella da gauge, più questo, e ci dobbiamo calcolare la trasmittanza, quindi dare la stratigrafia. Adesso vedremo, abbiamo, e poi automaticamente vedremo, il programma farà una serie di calcoli. Abbiamo sempre fatto in modo che qualunque elemento, anche un componente opaco, facciamo un esempio, voglio mettermi un uomo. Quando ci schiaccio l'uomo, questa rappresenta la banca dati dei componenti che abbiamo già in archivio, ai quali magari vogliamo aggiungerne uno adesso. Ogni volta che facciamo aggiungi, abbiamo la possibilità di aggiungere un elemento calcolato o utente. Questo è importante perché potrei avere una parete della quale voglio calcolare io tutta la stratigrafia, quindi voglio calcolare la trasmittanza. Oppure potrebbe essere necessario, che so, una parete in cui ti voglio dare io direttamente la trasmittanza, perché magari è certificato la costruzione di questa parete. Cioè, vedi che questa parete fatta così io ti garantisco con un certificato, che magari è stato calcolato con gli elementi finiti, che è 0,273. Quindi abbiamo sempre la possibilità, voglio dare un nuovo elemento, utente, utente significa, guarda, ti do io la descrizione, ti do io la trasmittanza. Va bene? E come noto ci metto certificato, numero del, eccetera, eccetera. Se dico invece calcolata, facciamo un esempio, esempio elemento calcolato, il programma entra in questa interfaccia in cui posso dare la stratigrafia, facciamo un attimo uno velocemente, tanto è facile, e mi calcolo questa nuova trasmittanza. Facciamo un esempio, creiamoci una parete. Come si fa? Vado nell'intonaco, faccio doppio clic sull'intonaco di calcio e gesso, poi vado per esempio sulle murature, metto una muratura per esempio oro tonda 15, doppio clic. Poi gli vado a mettere per esempio una camera d'aria, doppio clic sulla camera d'aria, poi gli vado a mettere per esempio un isolante. Se sbaglio non fa niente, dopo li posso spostare uno sopra, uno sotto, qui non c'è problema. Gli vado a mettere un isolante, per esempio mettiamogli un pannello isoler E40, doppio clic, poi ci metto l'altro blocco porto, sto procedendo dall'interno verso l'esterno. Poi ci metto l'altro, abbiamo detto, blocco porto. 150 e ci metto un'altra volta intorno di calcio gesso. Fatta la stratigrafia, vi vado a mettere gli spessori, intorno quanto prevedo, 3 cm, il blocco porto quanto è da 15, la camera d'aria la lascio di 5 cm, ci metto un pannello anche qua da 5 cm a stavolta, facciamo il blocco porto 15 cm e intorno all'esterno 3 cm. E vi vedete, mi disegna l'elemento, purtroppo si vede malissimo, e mi crea il DVG automaticamente di ogni elemento. Oltre a farsi in JPEG la fotografia,
poi possiamo riportare il documento, mi crea anche tutta la banca dati di voci che fra poco vedremo. C'è un colloquio stretto col nostro caldo, a patto di avere chiaramente il DVG dell'appartamento, le piante, le rispettive sezioni. Mettiamoci una descrizione, la chiamiamo parete, esempio, Avellino. Faccio un calcolo a trasmittanza. Vedete questo 0316, intravedete là sopra un numero, purtroppo si vede malissimo. Ci fa vedere che in questo caso, poiché siamo a Milano, è verde, lo puoi usare tranquillamente a Milano questo, magari in un'altra parte non potresti usarlo. Quindi vedete, se clicchiamo su salva, lui ci memorizza praticamente questa situazione e ci sta creando il rifugio. Qua possiamo anche fare il diagramma delle temperature, d'accordo? Tutte le vedi il diagramma di laser generale o con condensa mensile, tipo schiaccio verifica mensile. Ognuno di questi, ripeto, possiamo esportare il DVG, quindi un disegno che ci troviamo in una cartella ben precisa e che possiamo usare in modo diverso. Una volta inserita questa parete, ok, chiaramente adesso la posso andare a mettere. Come farei? Gli dico quanti metri quadrati ho, supponiamo di volerlo inserire, 62 metri quadrati, lo calcolo io indipendentemente da ogni cambio, da ogni se sono andato, tutto aspetto, ma sono calcolato. Escludendo, sì? Escludendo dalle pilastri, giusto? Come? Escludendo al netto di infissi, poi lo vediamo, sì. Come calcolare, al netto di situazioni particolari. Il fatto di entrare pilastri, è importante la domanda, perché anche qua c'è molta confusione, la fonte termica, il pilastro, la parete, la trave, che anche negli esercizi, quelli ufficiali, ministeriali, non vengono calcolati. Poi ne parliamo di questo. Diciamo che al netto quella muratura effettiva, poi vedremo la routine, come fare a calcolarla la parete col CAD al netto degli infissi, d'accordo? Chiaramente a questo punto, se vi sono delle ostruzioni della parete, abbiamo tre tipi di ostruzioni, ostruzioni dirette, quindi un edificio che sta di fronte a una certa distanza crea un'ostruzione di ombreggiamento. Anziché dare l'angolo, possiamo dire dammi la distanza tra centro parete, faccio un esempio, supponiamo dire sta a 20 metri di distanza e l'altezza tra questi due punti è anche questa 20 metri, che mi calcola l'angolo, conferma, questo chiaramente interverrà nei calcoli di questa parete, c'è un certo ombreggiamento, una parete parzialmente ombreggiata. Aggetti orizzontali, cosa significa? Su questa parete c'è una copertura che esce di un metro e mezzo fuori. Allora anche qua, vedete, prendo il centro della parete, unisco con la punta dello sporto e ricavo un altro anno, se c'è. Terza possibilità, aggetto verticale, tipo una mazzetta sul balcone, oppure un edificio che fa due gira. Quindi se la parete che sta qua è ombreggiata da questo spigolo. Questi calcoli purtroppo vanno fatti, anzi diciamo una cosa in più, il caso che ricordate prima, abbiamo 5 appartamenti tutti identici e quindi diciamo avremo lo stesso indice di prestazione. Quello di sopra e quello di sotto saranno diversi, diciamo delle perdite diverse, deve essere anche migliore, peggiore, non lo sappiamo, bisogna fare i calcoli. Attenzione, questi 5 che stanno al centro, in effetti non sono perfettamente uguali. Riflette proprio per colpa di questi angoli, di queste ostruzioni. Chiaramente non incidono moltissimo, magari, però potrebbe capitare che stanno a cavallo in una zona per pochissimo e magari quell'ostruzione la fa scattare da parte e dall'altra. Quindi facciamo attenzione a questo. Con il nostro software come faremo? Duplichiamo, fa la certificazione di questo appartamento e di quest'altro appartamento, faccio questo per bene. Me lo duplico, cambio solo gli angoli e rifaccio la certificazione. Perché in linea di principio, se un grattacielo ho 10 piani e ho ogni finestra, nel calcolare quest'angolo con l'oggetto, cambia l'angolo. Di poco ma cambia. Quindi al quinto piano c'ho un certo angolo, al sesto piano c'ho un altro angolo, al settimo piano, guardando questa sezione, questi qua invece sono costanti. E se c'è una parete laterale, o sto al primo piano, al secondo piano, l'angolo è sempre quello. In questo caso invece cambia. Quindi c'è un terrazzo di copertura che esce di 2 metri fuori, chiaramente incide diversamente sulle finestre che stanno ai vari piani. Quindi molto spesso vedrete che cambia di pochissimo l'indice di prestazione. Però è bene capire che bisogna verificare. Ripeto, noi
chiamo, lo farò fare il computer, quindi ci conviene sempre essere precisi. Controllate un attimo qua sotto, vedete c'era già un calcolo precedente, 73 l'H, adesso che dico importa i dati, importa questa parete, ah, ci manda l'esposizione, supponiamo che sia a nord, e sia di colore chiaro. Vabbè, importa, guardate cosa è successo. I calcoli sono stati azzerati ed è stato aggiunto un componente opaco oltre quelli che c'erano prima nell'esercizio. I calcoli vengono azzerati perché? Perché molto spesso in alcuni programmi si corre il rischio che tu metti la parete, poi va nella certificazione stampi e nel frattempo è cambiato tutto, potrebbe essere cambiato l'impianto di riscaldamento. Se aggiungo una parete, era un impianto di 2 kW, adesso è passato a 2,1, già non si trova più niente, cambio di calcoli. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo tale che ogni volta che cambio qualcosa, si azzera tutto, devo ricalcolare. Infatti, vedete, schiaccio sul calcolo. Quando schiaccio calcolo, lui mi avvisa se ci sono delle cose con trasmittanze che superano i valori limite. Devo fare attenzione se sto facendo un nuovo edificio. Se invece è un edificio di tuba vecchia, la cosa capiterà spessissimo che le trasmittanze superano. E qua si apre, la problematica del pilastro, perché il pilastro, se è quindi una parete, un set di cemento armato di 1,20 m, questo in effetti c'ha, messo che non faccio nessun isolamento, c'è a fianco c'è una bella parete, qui c'è un ponte termico automaticamente, però la parete, giustamente, questa qua devo calcolare come pilastro, questo come parete, però è una parete isolata, questo pilastro è 1,20 m che è formato magari da intonaco, cemento armato, intonaco. Allora la domanda qual è? Allora superiamo lì sempre. Se la trasmittanza di un pilastro esce tipo 2, anziché 0,3, però effettivamente l'ho calcolato. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso metodo, anziché chiamare una parete esterna, perché in effetti è come se fosse una parete esterna, cioè abbiamo messo la denominazione altro, per evitare che vada a fare sempre questo confronto e dice non ce la fa, non ce la fa. Perché in effetti le pareti esterne devono avere tipo 0,4 e così via. È un sotterfugio, ma effettivamente è importante. Non farà la media. Come? Non farà la media. No, non bisogna, fare la media. Perché la norma dice che non puoi usare un componente che ha una trasmittanza al di sopra di quel limite. Per i nuovi edifici, ovviamente, questo qua. Ripeto, molti non li considerano loro, c'è un pilastro. Ma in caso di verifica un vecchio edificio, a lui l'abbiamo deciso. Allora stai a posto, verifica un vecchio edificio, stai a posto, non devi fare niente. Io faccio certifica, uscire la certificazione del GEM, mi interessa. Un vecchio edificio non viene fatto, questo è per i nuovi edifici, dal 2010 andare avanti. Devi rispettare, cioè non posso mettere una parete, se il minimo è 0,4 non posso mettere una parete. Cioè gli edifici sono automaticamente risolvimento sul curastro. Sì, lo devi fare, e le ricalcolate, fare in modo da non superare quei limiti di legge. Stavo dicendo, quindi, facciamo un esempio, ecco, l'esempio che dicevamo prima, ma se io ho il CAD e voglio fare una parete al netto degli infissi, come farei? Guardate, lancio pneumatica bene oggi e mi compare il disegno che avevo allegato all'inizio, la forza che ve l'ho fatto vedere, nei dati generali, vedete, posso associare una foto e un disegno CAD, un disegno CAD di VG, che può essere insieme piano, lo spero, un unico disegno, dove avete tutti i dati che vi servono per fare la certificazione. Adesso che vado in pneumatica, mi apro questo disegno e ho tutta una serie di funzioni, per esempio molto utili, faccio un esempio, vogliamo calcolare una parete che chiamo P1, la descrizione è, per esempio, facciamo un esempio, è parete posteriore, chiamo così, parete posteriore, magari ci aggiungo est, giusto per ricordarmi, orientamento, ti metto est, come la vuoi calcolare? Allora, se una parete regolare che ha degli infissi regolari, d'accordo? Automaticamente, chiaramente, potrei darla anche in pianta, ed è più facile perché mi chiede il primo punto della piantina, il secondo punto, e mi chiede l'altezza, 7 metri. Poi gli infissi mi dirà qual è il punto iniziale, da qua a qua, sempre come cambio nella piantina, quanta è l'altezza, perché l'infisso è rettangolare, 1,50 m. Quanti ce ne stanno? 7. Quindi è facile.
Facciamo il caso in pratico in cui potrei avere una parete irregolare o degli infissi irregolari o entrambi, come in questo caso. In questo caso andiamo sul prospetto, a patto di avere un prospetto. Individua parete, cliccando su individua parete, vedete sotto, il programma ci chiede il calcolo dell'area come lo vuoi, rettangolare o generica questa parete, generica, G. Schiacciando generica, chiaramente devo andare a disegnare praticamente una polilinea della mia. Posso fare arco, poi lo vedremo sull'infisso, la polilinea di arco, ed è presente, quindi ci consente di fare un po' tutte le situazioni. Quindi ci ripasso un attimo. Ah, l'unica cosa che il disegno che avete importato deve essere in scala al 100, se non lo fosse. Se non è, lo andiamo a fare prima in scala. Cioè, un'unità deve essere un metro. Se dico 3,20, significa 3 metri e 20. Come probabilmente già voi, penso che utilizzerete, però poi ci sono alcuni architetti, soprattutto che usano delle unità un po' strane, quindi C lui va a chiudere, d'accordo, praticamente si è calcolato. Adesso mi dice, gli infissi come sono, rettangolari o generici? Ci cioè, entrambi, quindi cominciamo con i rettangolari, R. Quando è rettangolare mi chiede il punto in basso a sinistra e il punto in alto a destra, d'accordo? La retina, quanti ce ne sono di questi infissi su questa parete? 2. Poi mi chiede altri infissi, sì, G, generici, perché sono questi con le curve. Generico praticamente vado a dare, mi chiede tutto il bordo che devo dare, logicamente faccio primo punto, secondo punto, poi dico arco A. L'arco, perché era un arco regolare, dico secondo punto, io non scelgo S, secondo punto. Mi metto qua, vado a dare il terzo punto dell'arco. Adesso vedete, passo a linea L. Vado qua, adesso siamo passati a linea, mi faccio, quindi posso fare qualunque superficie, C chiudi, e mi ha fatto un infisso. Adesso mi chiede, quanti ce ne hai di questi infissi su questa parete? 4. Bene. Altri infissi, adesso rispondo no, vedete, mi registra tutto, ecco fatto. Si è portata la parete più con una, che è una superficie lorda di 117,51. Al netto degli infissi è 103,51. E si è ricavata anche la distinta degli infissi che stanno su quella parete. Quindi ho risparmiato un notevole tempo, voglio dire. Mi dice, cioè, sulla parete a est, P con 1, cioè due infissi, quando sono rettangolari ci porta anche la larghezza e l'altezza. Quando sono irregolari ci porta la superficie, logicamente. Ok, mi va bene, salvo il tutto. Cliccando su salvo adesso posso andare di là e me ne trovo per andare a riportare già con le superfici, già con gli infissi che sono precisati. Un'altra routine molto interessante è sulle coperture, non la facciamo, è molto semplice, ci consente, in base a una copertura inclinata, però c'è un disegno 2D, di ricavare la superficie effettiva per calcolare la trasmittanza e l'inclinazione. Se vi interessa la faccio rapidamente. Andiamo qua, coperture, codice, C01, descrizione falda 1, a falde inclinate, bene, individuo copertura, clicco, come l'area, rettangolare o generica? Generica perché è un trapezio, generico, quindi mi chiede, dammi il punto iniziale, gli do i punti, 1, 2, vado un po' veloce, 3, 4 e chiudi. Adesso mi dice portati sul punto più alto della falda e io lo indico. Portati sul punto a fare più quota più bassa e dammi il dislivello che devo sapere io. Per esempio 2,40. Dislivello tra la parte più bassa e la parte più alta. 2,40. Ecco qua, fatto. Vedete, la falda è di 30,82 in pianta. Sviluppata nello spazio è 38,72 e l'inclinazione è 37,22. Questa, anche questa è importante perché altrimenti abbiamo dovuto fare un calcolo noi. Salviamo anche questa situazione e torniamo adesso nei dati dell'involucro. Anziché inserire una parete manualmente o infisso, vado in componenti trasparenti, per esempio, e voglio aggiungere uno nuovo. Questa è qua, vedete, la banca dati degli infissi che già sono in archivio, e voglio aggiungere, per esempio, magari con questa trasmittanza, in porta da blumatica, quali voglio portare? Voglio portare, per esempio, i due rettangolari, prendo questo articolo 1, clicco su importa, gli vado a dare eventuali altri dati, perché per esempio l'infisso potremmo aggiungere la persiana, gli avvolgibili, ricordate, quindi però
supponiamo che non c'è niente, anche qua questi infissi di cui stiamo parlando, che stanno su quella parete, potrebbero avere un'ostruzione orizzontale, potrebbero avere eccetera eccetera, d'accordo? Lui ha già fatto i due infissi, 2,54, totale 50, importa dati, li va sempre a controllare, e ci ha inserito quel tipo di infissi. La stessa cosa, vado nei componenti opachi, vado sul nuovo, gli dico importa da Blumatica e trovo quella parete P con 1, vedete, di 103,51 al netto degli infissi. Importa, gli aggiungo solamente la finitura se chiara, media o scura e la posso già importare. Quindi avere il CAD a disposizione è sempre comodo, però attenzione, non è mai obbligatorio. Io ho visto alcuni programmi, uno deve fare rifare un'altra volta l'appartamento. Faccio un qualunque CAD, sì. Esatto. No, no, attenzione. Le piante che potete legare, tutti i TPG li potete avere con qualunque CAD. Queste funzioni, queste funzioni si interfacciano con il nostro CAD, Lumaticad, un CAD fantastico, simile ad AutoCAD. Nel 3D, poi se abbiamo tempo lo posso vedere, abbiamo fatto offrendo un cambio favoloso che colloquia anche con tutti questi nostri programmi. Qua a questo punto vedete, li faccio i calcoli e andiamo avanti. Per quanto riguarda i componenti a contatto col terreno, sono tre tipologie, le quali trovate tutte, vedete, cioè per esempio pavimento a contatto col terreno. Poi in questo caso cosa bisogna dare? Questo è fatto secondo normativa. L'area netta del pavimento che ha contatto del terreno, per esempio 40 metri quadrati. Il perimetro di questo pavimento, per esempio, quanto potrebbe essere 3, diciamo che 22, 37, no? Lo spessore medio delle pareti perimetrali, per esempio 0,35. Il tipo di terreno, la scelta tra questi tre, argilla, sabbia, eccetera, eccetera. Il tipo di pavimento, che c'è, supponiamo che c'è un vespaio, d'accordo? Calcola e mi ha calcolato l'H relativo alla trasmissione, perché è uno di quegli H che abbiamo visto nelle slide, conferma e abbiamo chiesto di calcolo il prodotto. A questo punto, una volta fatta questa situazione, è che in questo caso avete aggiunto queste pareti, questi componenti trasparenti e tutto il resto, chiaramente la potenza sarà sicuramente aumentata rispetto a prima. Allora, se adesso andiamo in impianto di riscaldamento, in questo caso ce l'abbiamo fatto perché era 1,91, avevamo una potenza di 2 kW, evidentemente è aumentata rispetto a prima, però ce la fa ancora con questo tipo di impianto. Qua cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto, vi ricordate, dobbiamo ricavare quell'eta G. Quell'eta G è un prodotto di vari rendimenti, rendimento di generazione, per il rendimento di distribuzione, per il rendimento di emissione e regolazione, che usiamo radiatori, usiamo pannelli, usiamo questo e quell'altro. Quindi in funzione di questa serie di scelte, ho il programma automaticamente, come cambio qualsiasi cosa, mi cambia il rendimento e se lo calcolo in modo automatico. Vi ricordate all'inizio vi ho detto, ma se non c'è l'impianto di riscaldamento non posso fare certificato, perché io comunque devo dividere con l'energia, effettivamente così. L'indice di prestazione è appunto, ma si ottiene dividendo il fabbisogno specifico per quell'eta G. Allora, come abbiamo previsto di fare? Vedete, qua sotto il programma calcola sempre questo limite, vedete, rendimento minimo richiesto dal decreto legislativo 191. In questo caso è 0,750. Quindi qualsiasi impianto che dia un rendimento inferiore a questo, l'impianto è illegale, cioè non lo potremmo realizzare. Quindi questo è un minimo assoluto. Allora come potremmo fare? Mettiamo qua 0, ammesso che non vi fosse l'impianto, come si fa? Metto qua 0,759, su questi metto 1, 1 e 1, di modo che il rendimento globale uscirà 0,759. E quindi lascio il certificato con questo eta G. Perché? Perché chiaramente, abbiamo detto prima, se io mettessi un rendimento più alto, tipo 1, faccio un esempio, starei falsando la certificazione. Perché in effetti qui non ce l'ha l'impianto. Facendo così, io sto assegnando il minimo come impianto, però effettivamente è la realtà. Un domani che mi mette l'impianto di riscaldamento sicuramente dovrà rispettare questo limite.
sarà superiore, bene, di calcolo è un'altra classe eventualmente. Poi lo possiamo anche valutare come intervento, andare a vedere se un domani mettesse un impianto così, 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 che avrebbe, no, rimane a classe G, oppure no, passerebbe a classe D. Questo adesso lo vediamo subito. Quindi è molto semplice anche questo, lo cancello. Se tanto un impianto di riscaldamento indicato, qua a distribuzione chiaramente possiamo scegliere impianto autonomo, sono le tre tipologie previste dalla normativa. Qua chiaramente questo sono i parametri, prima di andare 373, dopo 373, tutte queste alcune le guardie, le quali sono veramente un po' strane, perché sono qua, soprattutto per un nuovo impianto, non è che possiamo fare, soprattutto per le cose vecchie, chiaramente sono rimasti questi parametri. Emissione e regolazione, qua andiamo a scegliere termoconvettori, magari c'è un controllo fatto in questo modo, solo zona con regolatore. Ogni volta che tocchiamo un qualsiasi tasto, vedete, lui ricalcola automaticamente i rendimenti, d'accordo? Fatto l'impianto di riscaldamento, passiamo acqua calda sanitaria, qua è facilissimo perché se è una caldaia combinata, quindi che fa sia riscaldamento che acqua calda, normalmente delle caldaie moderne, automaticamente il rendimento di generazione è lo stesso dell'impianto di riscaldamento. Dobbiamo solamente andare a vedere la distribuzione e l'accumulo. E la distribuzione nel settore di grado di 373, per l'accumulo, se ci fosse un serbatoio particolare di accumulo, lo andiamo a dire e proviamo automaticamente, se è il caso, ci chiede questi altri dati. A questo punto, se clicco su status energetico, se non vi sono errori, se entriamo, ci siamo scordati un po', non ci fa andare, ci dice attenzione, vai prima che finisca il rendimento. In questo caso abbiamo l'energia, efficienza globale è uscita D, abbiamo messo GL perché questa era globale. Poi, come climatizzazione eravamo a E, come acqua calda sanitaria siamo a D, messi insieme abbiamo ottenuto appunto questa classificazione D. Qua sono tutti i grafici che sono previsti per la stampa della certificazione, cruscotto, energia e così via. In questa parte qua sotto vengono riepilogati un po' tutti i dati, ci fa vedere un po' questo, l'energia, quei dati che vi ho fatto vedere prima. Questa è la Q, questa è l'acqua, questo è il rendimento, questa è la superficie, lo specifico, l'EP limite e così via. L'EP limite in questo caso c'era praticamente 88 e 63, vedete? È il limite della classe della zona C ed è 88,63 kW ora metro quadrato anno. Chiaramente stiamo sempre riferendo a un anno in questo caso. Qua vado a mettere, ci sono i controlli, in questo caso mi sta dicendo, guarda, c'è l'EP limite che l'hai superato, c'hai anche delle trasmittanze che hai superato rispetto ai valori di legge, sia per gli infissi sia per alcuni componenti urbani. È chiaro che se fosse una nuova costruzione noi ne terremo conto, andiamo a registrare, se invece è un divieto di edificio esistente ne prendiamo atto, allora praticamente è un altro edificio. Qua è molto semplice, dico stampa la certificazione, le stampe prevedono certificazione, qualificazione e relazione tecnica che guardano tutto il progetto, tipo la relazione da legare appunto a un progetto. Praticamente la cifra a tutte le trasmittanze, mentre sulla certificazione abbiamo rispettato e cliccato la componente, un documento Word Microsoft, quindi sono tutti i file che ho già saputo utilizzare, abbiamo preferito utilizzare Word Microsoft. Se abbiamo annegato la fotografia sarà di contro, abbiamo aggiunto un frontespizio e poi qua abbiamo seguito fedelmente il modello legato alla norma, sono colori un po' tra virgolette cafoni onestamente, però abbiamo voluto lasciare quelli che stanno sul decreto, un po' di marrone, un po' di blu, quindi obiettivamente, però abbiamo lasciato identici proprio per rispettare al massimo, essendo un modello Word voi li potete modificare, non lo consiglio perché effettivamente, ripeto, abbiamo rispettato proprio le stesse diciture, stesse denominazioni, quindi è molto semplice. La qualificazione è molto simile a questa, cioè dei dati in meno. La relazione tecnica, facciamo questo interessante, ci porta un po' tutto, dati climatici, le varianze, le componenti umane, quanto infissi, dove stanno infissi, l'ecologia, e ci portano i dati mensili e così via. Ci metto più di tempo, ma cose di secondi, le componenti composto,
c'è sempre un frontespizio, e poi vedete, sono molti più dati, i dati climatici, gennaio, febbraio, temperature, tutte cose che non vengono chieste nel centro del caso, i volumi, le superfici, tutte le pareti di scendenti o parchi, tipologia. È chiaro che poi ci potete legare il disegno dell'edificio, della zona che avete qua, con tutti i vari TPG degli elementi, tipo la parete del punto, il solaio 23, perciò abbiamo creato tutti i TPG. I TPG vanno a finire da parte che si chiamano TPG. Qua ci fate un po' di tutto che abbiamo fatto prima, quindi è una relazione tecnica abbastanza importante. Giusto per riepilogare, questo qua vedete innanzitutto, possiamo creare un salvare il lavoro o no? Per esempio, se questa fosse una situazione reale e voglio vedere che cosa succederebbe cambiando gli infissi, per esempio mettendo dei vecchi tipi, perché la legge prevede, posso andare interventi, vedete, in interventi potrei andare a dettagliare determinate cose, cioè se mettessimo questo e facessimo quest'altro in questo edificio, in questo appartamento, potrei passare da classe D a classe B. Come si fa? Si salva il lavoro con nome, si chiama, prima si salva il lavoro regolarmente, poi questa è la situazione reale, facciamo un esempio. Dopodiché mi faccio una copia, salvo con nome, mi propone copia, io dico guarda no, questa non è una copia, si chiama intervento, esempio 4A, procedi, adesso mi stanno creando una copia di quello che ho fatto. Perché ne posso avere, l'esperto l'ha chiamato, l'altro l'ha salvata, mi apro anche quella precedente, apro il progetto, mi apro sia questa che l'altra, e mi metto a fianco, che posso avere anche 10 appartamenti come questo. Ecco qua, adesso quello di prima è questo, e questo qua è l'intervento. Vado a pasticciare, non ho problema, l'impianto di scaldamento mi metto l'impianto a pompa di calore, l'infissi, e vedo mano a mano che cosa posso fare. Noto che non tocco quello che ho finito. Posso creare anche N interventi. Intervento solo impianto di scaldamento, intervento generale, e qui mi posso divertire a vedere che cosa succederebbe facendo, magari mettendo un isolamento interno particolare che non è molto costoso, che recupererei, che poi vanno fatte le voci, e potrei vedere direttamente, e poi lo vado a trascrivere in quello regolare, vado qua, vado negli interventi e mi vado a descrivere appunto questi interventi, guarda qua, riuscirei ad arrivare a 87, che magari rappresenterebbe una zona, diciamo 77, facendo tutti gli interventi, che corrisponderebbe proprio a una zona B, con un tempo di recupero di 3 anni. Questo significa praticamente, dipende anche dalla spesa, se un intervento costa poco, come si chiama? Tempo di ritorno, dove si... Questo è sempre un po' aleatorio, perché la legge prevede di dare il tempo di ritorno, massimo 10 anni. Non è che ci sia un metodo, normalmente dipende dal costo, sono campi che non vengono detti come vengono fatti. Vanno indicati, però non è che c'è un calcolo ben preciso di come fare il tempo di ritorno. Normalmente si mette un ammortamento annuo, quanto spende un appartamento, quanto ci vuole per sostituire questi mesi? 2.000 euro? Di energia, quanto risparmierei passando là, cioè, non viene fatto automaticamente perché sono talmente tanti parametri di frequenza, normalmente si vede il risparmio energetico del passare, se fermiamo in quell'altura, si fa un conto, guarda, questi 3.000 euro li recupero entro 7 anni, se supera i 10 l'intervento non deve essere fatto, voglio dire, perché la norma prevede, però non ci viene neanche da farlo, vanno considerati solo quelli il tempo di recupero è minore fino a 10 anni, e quindi non è che possiamo fare una spesa enorme per ottenere un certo vantaggio. Ripeto, questo qua nella certificazione energetica c'è un campo previsto, però non è chiaro se vada sempre fatto o non vada sempre fatto. Eh? Qual è il di che cosa? Il campo del tempo di ritorno è... No, il tempo di ritorno va messo, no, è quello obbligatorio. E deve essere al di sotto dei 10 anni, quindi non posso trascrivere intervento perché c'è il tempo di ritorno di 20 anni, vuol dire che praticamente è un intervento esagerato, certo, non c'è un metodo automatico per calcolarsi, ho fatto un conto manuale dell'energia risparmiata, si mette il costo e si dice ho speso 2.000 euro, li recupero in 5 anni, e
che ho un risparmio all'anno di 300 euro. Chiaramente questo programma, come avete visto, è legato al CAD, però per alcune funzioni non obbligatorie. Io tranquillamente da solo lo conto manualmente, mi do una superficie manuale e quindi non sono costretto a fare automaticamente per forza avere un disegno, avere un CAD, avere un CAD fatto in un certo modo. Qua potete allegare, ripeto, al progetto un qualunque disegno, purché sia in formato DVG. E in scala 100 se dovete fare il CAD. Tutto il resto invece, tutti i DVG degli elementi parecchio pari, viene salvato in modo completamente. Scusa, ma il disegno deve essere già scalarizzato o deve essere... No, lo viene scalare pure col calcolo. Una volta, in effetti. Una volta, c'è un'unità per un metro. Cioè, cioè già pensa che lo facciamo. Come fate con l'altro? Ma certo intendiamo... certo, diciamo una volta, nel senso che un'unità deve essere un metro. Una volta. Avevamo anche il protocollo Ithaca, giusto come parte finale. Allora, il protocollo Ithaca è praticamente, andiamo direttamente a vedere il protocollo. Poi vediamo come fare a risolvere. Questo è il nuovo protocollo Ithaca, che è una novità, perché in effetti è uscito da poco e ancora le regioni non si sono adattate, è vero, si sta ancora stampando i vecchi formati del protocollo Ithaca. Come si compone? Innanzitutto non c'è più una parte sintetica e una parte estesa, c'è solamente un'unica modalità per poter affrontare la problematica. Sono una trentina di parametri che vanno calcolati ed è un calcolo spesso anche abbastanza noioso, alcune volte tedioso, cioè bisognerebbe una serie di dati, quindi non è solamente l'energia, l'energia è un piccolo capitolo di tutto questo. Alla fine vedete tutti questi punti che vengono dettagliati, innanzitutto abbiamo residenziali e uffici e per ognuno dei due nuove costruzioni e ristrutturazioni. Sono due file PDF indipendenti e quindi anche ne abbiamo fatto due programmi indipendenti, molto simili, cambiano alcune cose, però sono nuovo uffici o residenziali, cambiano poche cose. Qua vedete nuove costruzioni, che cosa va fatto, questi sono tutti i punti che, ai quali dovremo dare una risposta, vedete, i rifiuti solidi, come abitare il suolo, poi intervengono nozioni anche di economia, di altre cose, vedete, sono moltissime le cose. A un certo punto, che cosa si fa? Qua c'è un dettaglio, lo tralascio un attimo. Viene dato un peso. Facciamo un esempio. Il primo punto, A1,5, avesse come fare manualmente, cosa dobbiamo fare? Ci vengono chieste queste cose, calcolare l'area complessiva del lotto di intervento. Vabbè, andiamo con il CAD, superficie, 1280 metri quadrati. Poi dice, suddividere il lotto in aree riconducibili ai seguenti scenari. Area con caratteristiche del terreno allo stato naturale. 620 metri quadrati e così via. Fatto tutto questo, c'è una formula, calcolare il livello di utilizzo, mediante questa formula, B fratto A per N1, eccetera, eccetera. A un certo punto esce un punteggio, tipo 2,57, confrontare con questi punteggi che rimette, quindi facendo delle interpolazioni, spesso anche doppie interpolazioni, e ottengo alla fine un punteggio. Che potrebbe essere, ad esempio, 1,07, 2,48. Sicuramente non sarà mai al di sotto di meno 1 e mai al di sopra di 5. Quindi esce comunque un numero, 2,48. Via, fate più. Passiamo al secondo. Il secondo, prende, facciamo tutti i calcoli, esce 1,17 e così via. Analizziamo tutta la trentina di punti, sto dicendo rapidamente, poi lo vediamo in pratica. E alla fine che succede? Ognuno di questi punti ha un peso percentuale rispetto agli altri e alla fine uscirà fuori un numero tipo 2,38. Uscirà sempre un numero che è compreso tra meno 1 e 5. Se fosse 5 siamo al top. Quindi che abbiamo parcheggi per biciclette, collegamenti ferroviari, tranviari, fognature professionali, energia, siamo al top. Quindi tutti 5 è chiaro che diranno 5. Però attenzione, anche
se passiamo anche lo 0 è catalogato come sufficiente, il meno 1 vedete è negativo, poi il buono è ottimo, ecco le fasce intervengono. In definitiva avremo un numero che rappresenta la qualità del nostro edificio, anche dal punto di vista del prodotto conforme. I dati dell'energia che vengono qua non sono molti. Andiamo a vedere in pratica. Lanciamo il programma. Si mischiano sempre in un'unica pagina. Se qualcuno stava dicendo, ricordo, la vecchia sistema, che sono dei fogli di Excel giganteschi per tutte le varie tabulatori, conti, conti, guardate come abbiamo semplificato. Qua vado a mettere i dati generali. Chiaramente, se ho già fatto anche la certificazione energetica, magari, cosa posso fare? Clicco su importa, lì mi va a prendere i lavori che c'è nell'archivio, tra cui c'è quell'intervento. Prendiamo, supponiamo, di prendere questo e mi importo tutti i dati che mi può importare logicamente. Poi vado qua e comincio a rispondere a tutte queste domande. Ogni volta che prendo il primo punto, lì qua in coda ci riporta, vedete, analizzati 0 su 31, che non ho fatto ancora niente, dunque si potrebbe perdere. Qua vedete, calcolo punteggio, cliccando sul calcolo punteggio, cominciamo a fare il primo. Allora, aria con caratteristiche del terreno allo stato naturale, vado qua e mi faccio il conteggio, quindi invece, magari a destra mi posso mettere il card, se vado a calcolare la superficie, 1200 metri. Area verde sulla quale erano ospitate attività di tipo agricolo, 600. Area sulla quale ci sono strutture edilizie e infrastrutture, strade, aree parcheggio, edifici, 200. Area sulla quale sono state svolte, sono in programma operazioni di bonifica del sito, certo, per esempio. Calcola il punteggio, vedete il programma ha calcolato e è uscito meno 1, ha fatto negativo, perché abbiamo detto stiamo trasformando quello, trasformando cosa vuole. E tutto quello dipende dai numeri che avete messi logicamente. Se clicco sul salvo e chiudo mi va a riportare il 1 e si è calcolato il primo. Per il momento siamo abbastanza negativi. Abbiamo una cosa, già un esempio. Che non abbiamo fatto tutti i conteggi. Questo è un esempio, per esempio, diciamo che sarà video, e in questo caso abbiamo la prima zona che è 284, che si compone di uno 0,25 e di un 2,64. Qua possiamo vedere anche i vari pesi, nel senso che vedete ci sono tutti i numeretti uno per uno, acque grigie inviate in fognatura, clicco e ho i parametri. Chiaramente sono tutti dati che bisogna conoscere, che sono moltissimi. Noi quello che abbiamo fatto, abbiamo semplificato accessibilità ai trasporti pubblici. Faccio un esempio, supponiamo di dire sì, ci sono dei bus, come dire, a distanza a piedi dal nodo, anziché a 60 metri c'ho dei pullman, c'è una stazione di servizio. Con che frequenza passano? E passano 6 ore. Come treni, sì, a 60 minuti, a 60 metri c'ho anche dei treni, che ne passano 3. D'accordo, allora calcola punteggio 2,62 saldo tramite queste formule. Quindi la comodità di questo è che teniamo tutto in uno schema, è noioso perché voi sapete, una serie di dati, non esiste più il metodo semplificato, quindi prima o poi questo qua dobbiamo abituarci a utilizzarlo. È fatto molto bene perché è semplice, siamo l'unica pagina. Quando abbiamo finito, che qua ci siamo analizzati 31 su 32, che bene o male abbiamo calcolato tutti i punti. Mettiamo i dati, mettiamo un nome, chiamiamolo esempio Redino. La stampa è dettagliatissima, vi faccio vedere, può sembrare esagerato, però esce veramente ogni criterio analizzato, i punteggi, le forme che ci chiede il protocollo, tutte le forme, i dati, però è veramente un bel lavoro. Cioè, ci riempire con questi risultati. Molto semplice. Sono uscite 45 dati, non è uno scherzo, c'è un frontespizio, però vedete, c'è scritto innanzitutto quali sono i criteri, le schede di criterio, poi scheda per scheda, vedete, ci sta la formuletta, il calcolo, gli dati che abbiamo inserito, e in coda a tutto viene riportato l'elenco dei pesi, che sono quelli di legge, vedete tutte le percentuali, e la tabella finale nostra, con tutti i diritti, praticamente abbiamo che il nostro edificio ha un valore 2,89.
quindi siamo vicini al 3, quindi è buono. Sempre riferito a Milano, non sono disagiato come la nostra. Questo qua è riferito all'edificio in genere, quando interviene Milano, certamente, ripeto, già uno 0 comunque è considerato sufficiente dalla norma. Però questo numero è un numero che ci testimonia la bontà dell'edificio. Un'ultima cosa, poi mi fermo per eventuali vostre osservazioni o altri chiarimenti, ci tengo, anche se purtroppo lo vediamo malissimo, giusto un accenno a questo CAD che abbiamo un'offerta particolare, è un CAD addirittura 3D, abbiamo creato delle cose veramente interessantissime, possiamo creare prospettive di astrometria, disegni regolari, purtroppo vediamo malissimo, addirittura abbiamo preso la possibilità di fare una presentazione, tipo quando creiamo una prospettiva, poi magari arriva il cliente, non sappiamo come andare a ricreare con la stessa prospettiva. È un fatto che capitava anche a me per parecchie volte, quando mai l'assometria è facile, schiacci il bottone, ti fa l'assometria. La prospettiva, una volta che ho trovato questa qua a casco, questa mi piace, va bene, anzi la vorrei mettere così, la vorrei far vedere, voglio vedere come si vede sul fondo nero, per esempio. Io metto fondo nero, così, ok, mi piace anche questa. Voglio salvare anche questa, come faccio? Visualizza, salva anche la vista corrente e la chiamo vista Avellino. Questa va aggiungersi alle altre che io mano a mano avevo già salvato, giusto per fare un esempio. In qualunque momento posso dire via manager e mi richiamo, vedete, tutte le viste che avevo, tra cui questa, tra cui vista Avellino e così via. Posso anche dire fammi un filmino, fammi vedere al cliente tutte le viste. Con una sequenza ogni 3 secondi mi parte, praticamente mi fa vedere tutto il progetto. Questo per dire quello che abbiamo fatto in questo CAD, che ripeto, cioè i comandi identici auto, l'Offsetti, l'AIR, è proprio identico. Abbiamo tenuto a fare un CAD che sia immediatamente utilizzabile, senza dover imparare un altro CAD, questo è importante. Poi abbiamo messo le sezioni rapide, per esempio, vado a saltare un attimo, ho tolto questo. Tenete presente che abbiamo inserito una banca dati di più di 2000 blocchi di QG, vedete? 2D e 3D, molto semplici, che non so, con una cucina d'anno, tutti i pezzi per fare le cucine, ripeto, sia 2D che 3D. È velocissimo, nel senso che veramente è rapido, per le emozioni nascoste, istantaneo, vero? Purtroppo mi dispiace che si vede malissimo, quindi questa è l'orbita 3D, che già sicuramente conoscete, posso mettere assonometrie, un mutare di prospettiva, abbiamo messo i materiali, quindi veramente è un CAD e c'è moltissimo anche sulla sicurezza lavoro, la caratteristica, vi faccio un esempio, voglio trovare rapidamente un particolare su un scalo, una trincea, vengo qua, scrivo trincee, vedete già mi ha trovato un particolare, clicco inserisci, lo sei riuscito a vedere, forse si vede meglio, questo è un particolare, la trincea purtroppo ripeto si vede malissimo, però questo vi garantisco sono dei segni veramente, abbiamo addirittura fatto tutte le serie stilizzate a mano libera di un appartamento di letto matrimoniale, delle poltroncine, quindi veramente è un lavoraccio, qua non è il caso di continuare a vedere perché veramente cade chiaramente, adesso si vede bene, vi garantisco che è un CAD fantastico che si integra proprio con tutti i nostri programmi tipo energia, quindi avendo questo uno che va nel programma automatica energy e trova quei collegamenti chiaramente completamente gratuiti, vai nella sezione cantieri nostra e troverà dei collegamenti direttamente. Cioè, è possibile collegarlo, cioè importare un portare di DVG, cioè no, questo ripeto, questo lavora direttamente con disegni di DVG, questo è il grande vantaggio, questo qua vedete sono tutti disegni di DVG. Guardate, questo è un disegno di DVG nativo. Com'è? DVG. In base a DVG. Poi cioè, posso esportare un Excel, posso creare un PDF per esportare. Questo gestisce le immagini d'asta in modo avanzato. Facciamo così, guardate questa sezione. Voglio sezionare tutto ciò che ho di sopra dei 4 metri e vedere una vista della sezione. Guardate come sta andando. Clicco sul pulsante, vi do addirittura la quota. 0, 0, 4. Guardate cosa fa il programma, istantaneamente ha tagliato tutto quello che sta sopra e sta facendo una pianta a quota 4 metri, per dire, ritroverete funzioni veramente fantastiche.
ed è uno si mette a posto con le licenze, con situazioni, è nativo di VG, non ci sono limiti, potete fare progettazione, impiantistica, architettonica, sicurezza, quindi qualsiasi settore, quanto ha. Addirittura le biblioteche, guardate come esplora librerie, crea una cartella al volo, gli metto dei segni e un altro già dato tutti i premi. Guardate, metto il mio nome, crea una nuova cartella, chiamala Claudio, il mio nome, e metti dentro, per esempio, ci prendo un paio di disegni, un paio di alberi, copia, vado in Claudio e incolla. Bene, chiudo, aggiorno semplicemente la banca dati, adesso vedete, trovo la mia albero 01, più semplice di questo è possibile. Per esempio, un'altra slide, dove sta, poi la cartella, libreria. Posso creare N altri, Claudio, sotto Claudio voglio mettere alberi, sotto alberi voglio mettere pioppi, e così via. E automaticamente legge tutta l'interfaccia. È velocissimo e funziona anche su che adesso vi diranno un attimo Tony, limite, vi diranno di sopra le combinazioni, perché questa qua l'utilizzo su una chiavetta, la portate in giro, la mettete su un computer, non installa niente sul computer e funziona velocissimo questa chiavetta. Sulla quale ci sono 3 giga e mezzo liberi e quindi potete archiviare i vostri progetti, le vostre biblioteche, le vostre comunità. Ce la vendete con la chiavetta? Come? Ce la vendete con la chiavetta? Io vado molto tempo presto, tante volte, vado a vedere, non sono un computer, quindi chiaramente se vengo al vostro ufficio la metto dentro e vi faccio vedere il cambio, senza andare a installare, questo è il vantaggio di vedere questo problema. Bisogna fare solo attenzione a non perdere. Qua per esempio di sezioni, vedete, posso addirittura fare fino a 6 sezioni contemporanee. Adesso taglio tutto quello che sta a sinistra della scala. Guardate come è semplice. Se voglio fare uno spaccato, una volta. Quando il clic pulisci, mi ripristino un'altra volta, mi ripristino un'altra. Adesso rimango, chiamerei un attimo Tony che vi spiego un po' le varie combinazioni. Nel frattempo se qualcuno mi vuole dei chiarimenti sia sul protocollo ITRA, sia sulla certificazione energetica, sono a disposizione vostra sia adesso che successivamente. Dal nostro sito www.pneumatica.it sicuramente potete scaricare tutti i materiali che abbiamo realizzato adesso. A conclusione di questa giornata, noi, così come era stato già prestabilito, vi assegneremo ad ognuno di voi gli attestati. Gli attestati di questa giornata, che è una seconda giornata diciamo più tecnica che non qualitativa in senso della normativa, perché la precedente che abbiamo fatto era quella con la presenza dei notai e quindi con tutto ciò che doveva servire per la conoscenza legale della materia di cui abbiamo parlato anche oggi sotto l'aspetto tecnico. In conclusione di questa giornata vi vengono assegnati questi 2 crediti attraverso questo attestato che daremo uno per uno per ognuno di voi, e vi vogliamo anche avvertire che il 13 ci sarà un analogo convegno come questo di oggi che riguarda invece il PIMUS, e vi prego di partecipare perché anche questo è un numero giusto ed è gratuito e saranno assegnati lo stesso i 2 punti con un apposito attestato. Dopodiché io passo la parola per le competenze degli amici. Grazie. Procediamo, facciamo una bella mischiata. Del Regno Davide. Riccardo, va bene, lo consegniamo pure. Riccardo, quindi glielo consegniamo direttamente. Già funzionato, complimenti.